Care concittadine e cari concittadini, è il vostro Presidente che vi manda questo messaggio. Vorrò presentare per voi tre concetti per me fondamentali. Il primo è appunto la concittadinanza. Noi siamo concittadini e dobbiamo fare come prima legge, appena usciamo da questa situazione drammatica, l'estensione della concittadinanza a tutte quelle persone che vivono, parlano, studiano qui in Italia e che hanno il diritto, attraverso lo ius culturae, a diventare totalmente e pienamente cittadini, concittadini italiani. L'altro mio pensiero va agli stranieri che lavorano e che proprio in quanto stranieri rendono familiare il nostro mangiare, raccogliendo nei campi le verdure, la frutta che noi possiamo mangiare. Devono avere pieni diritti e un salario giusto e dignitoso. Il secondo concetto è coevoluzione. Può sembrare un po' più complicato e astratto, ma non è così. Noi stiamo in un'emergenza in cui dobbiamo capire che il rapporto con la natura non potrà più essere lo stesso, deve cambiare. Dobbiamo apprendere un concetto come antropocene, che ha un significato molto semplice. L'essere umano non è più la misura di tutte le cose, no? Noi insieme agli animali, ai vegetali, ai minerali, anche alle cose e agli oggetti, siamo parte costitutiva di una coevoluzione con la natura. Questo significa che tutte le scelte che noi facciamo sono parte integrante della relazione con la natura, che non è più un oggetto a noi estraneo, no? Ma si trasforma nel tempo e come potete vedere, il tempo attualmente va dal basso verso l'alto. Il terzo concetto di cui voglio parlare è la connettività. Grazie alle tecnologie digitali, no? Ma anche grazie a mantenere un rapporto analogico, materiale, immateriale, corporeo naturalmente, noi possiamo stabilire una connessione, un'interconnessione con le culture, i paesi più diversi dai nostri. Credo che l'importanza più urgente per ciascuno di noi sia sentirsi nello stesso tempo e nello stesso spazio un cittadino, un concittadino cosmopolita che appartiene al mondo e un concittadino del Pigneto, che è il quartiere dove il vostro presidente in incognito abita. Ecco, credo che questi tre concetti, no? L'estensione della concittadinanza, l'affermazione della coevoluzione natura-cultura, la interconnessione tra spazi e tempi differenti potrà costituire una radicale rivoluzione antropologica nel concepire la politica, la cultura e la comunicazione. La cultura e la politica non appartiene solamente ai partiti. La politica appartiene centralmente ai concittadini che stanno praticando in modo solitario, a volte silenzioso, questa radicale rivoluzione antropologica.